Buonasera dalla redazione di Teletruria. Siamo all'appuntamento con le notizie delle vallate. Iniziamo dalla Val Tiberina. A Sansepolcro, nella chiesa di Santa Maria, torna la rappresentazione del presepe. La chiesa di Santa Marta nel rione di Porta Romana a Sansepolcro per la 26esima edizione presenta il proprio straordinario presepe. Un omaggio ancora una volta a Piero della Francesca per quella natività. Beh, mi sembrava proprio doveroso, ecco, rappresentare in questo presepio la natività, perché come tutti sappiamo è partita da Sansepolcro circa 150 anni fa e si trova alla National Gallery di Londra. Abbiamo riprodotto Sansepolcro che è dipinto proprio nella Natività, l'abbiamo fatto tutto ex novo quest'anno e poi tutta la parte delle campagne intorno a Sansepolcro dove c'è la lavorazione del guado che già c'era ai tempi di Piero della Francesca che serviva poi per la tintura delle stoffe e delle lane. Monte Casale e Laverna, sono in alto, dominano la scena. Sì, esattamente. Abbiamo fatto anche un omaggio a quelli che sono i cammini di San Francesco. E abbiamo rappresentato Laverna vista dalla parte più antica che si rivolge verso il Casentino, dove San Francesco fu tentato per capirsi. Poi l'eremo di Cerbaiolo e infine Monte Casale che si trova sopra Sansepolcro. Quanti metri quadrati? Ma circa 50-55 metri quadri sono. Fino a quando si può ammirare questa opera d'arte? Ma si può ammirare fino al 9 di gennaio. Assolutamente da non perdere. Questo presepio vale una bella gita a Sansepolcro. Parliamo ancora di Natale, un Natale solidale per bambini e anziani, quello scelto da Subbiano per la residenza protetta Boschi e per l'Istituto Palazzeschi. In ogni paese tante sono le manifestazioni in attesa del Natale e Subbiano questi eventi si sono uniti al sociale, con la misericordia dell'Istituto Palazzeschi. Da una parte i bimbi che si rendono presenti con la Fondazione Centenaria che si dedica alla famiglia e che collabora con l'amministrazione comunale offrendo un albero decorato con lavori manuali e piccoli canti all'interno del palazzo comunale. Ci portano anche un pochino d'allegria, un po' di gioia in questo palazzo che insomma è frequentato da persone adulte, bambini. Magari ecco, è l'occasione anche per farli partecipare un po' insomma all'interno di questo edificio. Ritornare ecco, ad essere presenti nel paese è una grossa conquista e è sicuramente un momento di grande gioia per tutti, per noi, per le famiglie, per i bambini, per tutti. Dall'altra parte la Misericordia scende in strada con i suoi babbi Natali e porta chili di biscotti agli anziani della residenza protetta Boschi di Subbiano. Sono stati il nostro passato, ma sono anche il nostro futuro, sicché chi meglio di loro può ricevere dei regali, li facciamo felici, tanto, e ora è anche tanto tempo che sono soli, chiusi per via di questa pandemia. Quindi la vicinanza che ancora una volta viene dimostrata, soprattutto in questa occasione, con voler omaggiare comunque il ricordo appunto della loro importanza, di quello che hanno fatto, di quello che rappresentano, sicuramente anche per tutta la nostra comunità è particolarmente esemplificativo. Io credo che oltre al gesto materiale per loro siano davvero delle emozioni grandi, insomma, che spezzano la quotidianità di tutti i giorni. Sono tutte le dovute precauzioni, però ci faceva piacere, insomma, che respirassero un po' di normalità che ora insomma ne avevamo davvero bisogno. Sabato 18 dicembre all'Auditorium della Banca del Valdarno viene presentato un libro, Diario di un Lockdown, 8 marzo 2020, 31 agosto 2021. Il libro è di Stefano Chiassai. Diario di un lockdown, 8 marzo 2020, 31 agosto 2021, è il libro del sangiovannese Stefano Chiassai che, abbandonando il suo ruolo di fashion designer, si concede alla libertà del pensiero creativo. L'autore narra alcuni momenti vissuti durante il tempo della pandemia da coronavirus. È una riflessione che ci consente di vedere il periodo che abbiamo passato, di vedere i timori, le paure, le incertezze, anche le contraddizioni che abbiamo vissuto, con lo sguardo anche lucido, critico, ironico, con amore di paradosso, che è tipico dell'artista. Il libro finisce con due disegni a livello emotivo molto importanti. Uno, dove rappresento le Paraolimpiadi, dove chiaramente,
quello che succedeva ci faceva capire come è importante avere forza e avere sempre coraggio nella vita, e l'altro drammatico, il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Per noi è un grande onore, un orgoglio, perché Stefano, che ha un nome nazionale ed internazionale, ha continuato tuttavia in tutti questi anni della sua carriera di stilista per case di alta moda a vivere a San Giovanni Valdarno, a lavorare a San Giovanni Valdarno. Qui ha inaugurato 2 anni fa un archivio straordinario, The Cube Archive, che è punto di riferimento per chi svolge il suo stesso mestiere e per tante scuole che vengono a fare appunto lezioni all'interno del The Cube, e che poi ha deciso di far dono a tutti noi di questo libro. Il volume è diventato anche una mostra di disegni allestita presso la Pieve di San Giovanni Battista, e che resterà aperta e visibile gratuitamente da sabato 18 dicembre a martedì 6 gennaio. A Monte San Savino c'è stata la cerimonia di consegna dei premi Guglia e Gente del Monte. È un momento, un riconoscimento per premiare quei savinesi che si sono distinti nella loro attività. La serata organizzata al Teatro Verdi è stata molto partecipata, e d'altronde la cosiddetta savinesità, cioè il senso di appartenenza alla propria comunità, emerge proprio in queste occasioni. Sono stati molti coloro che hanno voluto essere presenti alla consegna dei premi La Guglia del Monte e Gente del Monte. I due riconoscimenti sono promossi dalla venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino con il patrocinio del Comune. I premi hanno lo scopo di rendere pubblica riconoscenza e gratitudine a quei savinesi, singoli e associati, che durante gli anni o l'anno in corso si sono segnalati in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico-imprenditoriale. L'edizione dell'anno scorso non si svolse a causa della pandemia. Quest'anno, con i dovuti accorgimenti, il premio ha ripreso la sua cadenza. I riconoscimenti consistono in una scultura che riproduce il monumento cittadino La Guglia, posto in piazza Gamurrini, e in una medaglia riproducente sempre La Guglia, contornata dalla scritta Gente del Monte. I premiati del 2021, individuati da un'apposita commissione, sono stati, per il premio La Guglia, Polisportiva Savinese Maurizio Ghezzi, Piero Iacomoni di Fondazione Monna Lisa e Società Filarmonica Ario Gigli, mentre per la sezione Gente del Monte, Virginia Moretti, Massimiliano Omagi e Giulio Tozzi. Attestati di riconoscenza alle associazioni di volontariato AMPAS, Croce Rossa e Misericordia. Nel corso della cerimonia, presentata da Maurizio Borgogni, è stata inoltre ricordata l'illustre figura storica del savinese Ferdinando Zannetti. È tutto per questa edizione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente.